Identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, il bombarolo del tribunale, l'uomo che mercoledì mattina ha piazzato un falso ordigno al secondo piano del Palazzo di Giustizia. Il 48enne, residente nel Trevigiano e disoccupato dal 2010, è già noto alle forze dell'ordine per lesioni, emissioni di assegni a vuoto ed estorsione. A spingerlo a bloccare l'attività del tribunale, motivazioni personali. Avrebbe visto il giorno del fatto, mercoledì scorso, essere messa all'asta giudiziaria la propria abitazione, quindi, come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Si è visto costretto a compiere un'azione del genere proprio per evitare che avvenisse questo. A inchiodare il 48enne non solo i video, ma anche tempi e percorso, oltre alla borsa con quel rigonfiamento sospetto. Si muoveva in direzione verso i bagni con questa borsa che era piena, aveva proprio un aspetto rigonfio e di una forma convessa. Viceversa, dopo pochissimo tempo, pochi secondi, ne usciva sempre dalla stessa borsa ma dall'aspetto floscio, come se si fosse stata nell'immediato svuotata di qualcosa che conteneva. Questa mattina perquisite la villetta e l'auto del trevigiano, ritrovati abiti e borsa del tutto simili a quelle del bombarolo, oltre dei post-it come quello lasciato nel pacco. La sua calligrafia sembrerebbe inoltre compatibile con l'unica parola scritta sul foglietto, boom. Nessuna correlazione però con la chiamata anonima del mese scorso. Non ravvisiamo nessun collegamento e pensiamo che anche per la natura del gesto e per le modalità nelle quali è stato compiuto siano due fenomeni assolutamente indipendenti. Ora il 48enne è accusato di procurato allarme e interruzione di pubblico ufficio. Sequestrate, in via preventiva, la scacciacani e la carabina che deteneva.